Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avete letto dal titolo, oggi parliamo di bijou. E se mi seguite da poco o non mi seguite affatto, probabilmente rimarrete stupiti perché il mio canale è un canale prevalentemente beauty, make-up, un canale che parla di profumi, quindi non ho mai parlato dell'argomento bijou, quindi gioielli in generale, accessori. Ma se mi seguite da tempo e avete visto tanti dei miei video, in alcuni io vi parlo un po' di questa mia passione per i gioielli in generale, la bigiotteria, chiamateli come volete, insomma gli accessori. E io sono una grande appassionata di bijou, ho una grande collezione sia per quanto riguarda la bigiotteria sia per quanto riguarda i preziosi. Ovviamente di cose veramente preziose e costose ne ho di meno, naturalmente, e sono tutti regali di familiari per ricorrenze, compleanni, eccetera, quindi sono tutte cose, cerimonie, quindi sono tutte cose che hanno un grande valore affettivo per quanto mi riguarda, mentre la bigiotteria, io faccio collezione di bigiotteria da sempre, da quando sono piccola, già a 7 anni mi sono fatta i buchi alle orecchie. Mi ricordo che ho pregato mia mamma di farmeli per tantissimo tempo e dopo mesi che io straziavo l'anima a mia mamma, lei ha deciso di farmi fare i buchi alle orecchie e da lì io ho sempre, sempre, sempre portato gli orecchini. E da lì poi è nata tutta la mia passione per i bijou, tant'è che ogni compleanno le mie amichette mi regalavano qualche braccialetto, qualche orecchino, eccetera, e io ero contentissima proprio perché amavo e amo da sempre questo ramo, ecco, del prendersi cura di sé. Gli accessori secondo me sono una cosa bellissima che può completare e anche cambiare un look a seconda di come voi li abbiniate, quindi secondo me sono proprio delle cose belle in sé per sé. Bene, a parte questa premessa, oggi voglio dedicarmi a parlarvi dei miei bijou personalizzati. E, benché possa sembrare un argomento non proprio molto indicato per un video, perché di solito nei video si fanno vedere cose che sono facilmente reperibili, acquistabili, non si fanno vedere cose esclusive per se stessi o in generale cose che sono difficili da reperire o in generale cose che vertono principalmente su di sé. Io ho deciso di fare comunque questo tipo di video perché questi sono tutti bijou che potete acquistare anche voi tramite la stessa persona a cui li ho commissionati. Lei si chiama Simona e ha una pagina Instagram in cui lei posta i suoi lavori, fa vedere i suoi lavori, che si chiama anomis.trendy. Vi lascio il nome in sovraimpressione e nell'info box trovate il link diretto alla sua pagina Instagram. Se volete, insomma, dare uno sguardo ai suoi lavori, secondo me lei veramente merita tantissimo, è molto molto brava, fa tutti i gioielli in acciaio inox, quindi sono inossidabili e non si rovinano con niente e specialmente sono indicati per le persone che hanno delle allergie, che sono magari allergiche al nickel o che hanno delle ipersensibilità. Ad esempio, io per un periodo non ho potuto portare niente di argento e di oro bianco perché mi faceva allergia, mi faceva venire irritazione alla pelle, perché mi faceva prurito e questi gioielli non mi hanno mai dato fastidio in modo assoluto. Io ho parecchie cose che ho tutte commissionato nel tempo appunto a Simona. Se seguite Carmen del canale Milk Coffee 1973, anche lei acquista spesso da Simona e io ho scoperto Simona tramite Carmen, che devo ringraziare tantissimo. Carmen non mi conosce come persona che fa video su YouTube, ma spesso ci scriviamo. Io sono una sua fan, una sua follower da tanto tempo e quindi in generale ci siamo parlate più di una volta. Però ecco, lei non mi segue qua su YouTube, quindi non sa che io abbia un canale, che io ho un canale. Però quando Carmen ha fatto vedere quello che aveva acquistato da Simona, io mi sono subito
interessata, sono andata a vedere i suoi lavori e sono oggetti veramente belli. E la bellezza diciamo, del canale di Simona, della pagina Instagram di Simona, è proprio che voi potete scegliere di abbinare diversi charm a diversi, non so, braccialetti, collane, a diversi tipi di catenine. Quindi, insomma, potete costruire voi i vostri gioielli. Quindi è proprio una cosa molto bella, interessante. Sono tutti gioielli personalizzabili in cui potete dare proprio. A cui potete dare la vostra impronta, ecco, questa è una cosa che mi preme molto dire. Bene, dopo tutti questi preamboli di 5 minuti, partiamo con il contenuto del video. Vi farò vedere tutte le cose che ho e vi spiegherò un attimo il loro, diciamo, significato. Allora, vi faccio vedere le prime due cose che io ho acquistato da Simona, appunto, che sono. Che è un completo di fatto perché è un pandan collana braccialetto. Ho acquistato questa collanina fatta in questo modo molto molto semplice con come pendaglietti, come charm, diciamo, una coccinella. Oddio, adesso si gira sempre tutto. Una coccinella, cercherò di essere il più precisa possibile per farvi vedere bene. Una coccinella e un quadrifoglio. Sono entrambi portafortuna perché nel momento in cui l'ho acquistata io avevo molto bisogno di una spinta fortunata, di un po' di fortuna nella mia vita e sinceramente ci sono abbastanza legata a questa collanina, sono stata molto contenta di comprarla, insomma di averla e tuttora è una delle mie collane preferite, la porto spesso perché secondo me è molto molto semplice, molto carina. È perfetta per un look di qualsiasi tipo, potete metterla, la metto di solito l'abbino con dei look da giorno perché è molto sobria, molto semplice e mi piace molto portarla in pandan col suo braccialetto che invece è fatto in questo modo, è un braccialetto molto particolare perché ha tutti questi, eccolo qua, ha tutti questi nodini, vedete, ha tutti questi nodini qui. E riprende gli stessi ciondoli, quindi ha il quadrifoglio e la coccinella. Sono due cose molto molto belle anche da portare insieme, secondo me è proprio un'idea carina. E io me ne sono innamorata, li adoro e ringrazio Simona perché mi ha anche aiutato un po' nella scelta di capire come abbinare le cose, insomma, lei è sempre molto disponibile, se avete magari anche qualche dubbio lei vi indirizza un attimo e mi piacciono molto perché hanno questa lucentezza molto importante, quindi sembra quasi un argento, anche se non lo è, e sono molto molto belli, non si rovinano per niente, né se magari vi lavate spesso le mani o vi fate la doccia con le cose addosso, non succede niente. Poi andiamo avanti scusate, ma io qua sono piena di cose e si stanno tutte aggrovigliando perché le ho messe tutte insieme in una piccola scatoletta. Continuiamo sempre con un pandan, quindi sia collana e braccialetto. Vi parlo insomma di questa collana e braccialetto con le stelline. Qua sarà un po' più difficile farvi vedere perché forse è meglio se li indosso. Ecco, vedete, questa è la collana, è un girocollo, quindi non è molto molto scollata, è proprio un girocollo, vi sta abbastanza attillata, con tutte queste stelline. Vedete? Eccolo qua. Mentre il braccialetto è simile per quanto riguarda la catenella e è simile perché ha tutte queste stelline, sono molto belli, è molto bello abbinarli insieme secondo me proprio perché si vede che è un completo da utilizzare insieme. Però la bellezza di questi gioielli è che nella loro semplicità possono essere abbinati tranquillamente tra di loro senza risultare eccessivi, senza sembrare strano come abbinamento, insomma sono belli proprio perché nella loro semplicità possono essere abbinati in più modi diversi. E questa è una delle mie collanine preferite, dopo la collana con i ciondoli portafortuna.
Questa non è personalizzata, questa la trovate in vendita tranquillamente sul suo profilo. Non l'ho fatta modificare in nessun modo come il braccialetto, queste sono proprio due cose che lei ha, diciamo, a catalogo normalmente, non ho fatto aggiungere né togliere niente. Quindi, insomma, questa la trovate così, identica sul suo profilo se vi piace. Poi andiamo avanti con un altro braccialetto che è uno dei miei preferiti in assoluto. Qua cambiamo un attimo genere perché non è più in metallo, con la chiusura, ma parliamo di un braccialetto elastico. Questo è un braccialetto fatto in questo modo qui, con un ciondolo a forma di quadrifoglio vuoto e la trama è fatta in questo modo qui. Ha i nodini in metallo, ma anche queste piccole pietrine di colore giallo, è un giallo ocra, un giallo sabbia, molto molto bello, super luminoso, mi piace tantissimo portarlo, vedete come mi sta. Poi ovviamente dipende dalla vostra misura di polso, perché Simona mi ha chiesto subito quando ho ordinato i braccialetti la mia misura di polso, quindi li potete personalizzare in questo senso, li potete fare, le collane le potete rendere un po' più accollate, un po' più scollate, i braccialetti potete stringerli o allargarli a seconda delle vostre misure, a seconda di quelli che sono i vostri gusti. Secondo me questo è un braccialetto super carino per ogni occasione, molto semplice, elegante, che sta bene con tutto, non faccio mai fatica ad abbinarlo, è davvero un braccialetto molto bello secondo me. Potete anche scegliere di non metterci il ciondolo, quindi potreste anche averlo così semplice semplice, ma secondo me è carinissimo con l'aggiunta dei ciondoli. Altro braccialetto, anche questa volta non personalizzato, è questo, che è uno degli ultimi acquisti che ho fatto. Questo con le palline bianche alternate a quelle argentate, che sono sempre di acciaio inox, e la stellina. È un periodo che uso moltissimo le stelline. Fino a qualche anno fa non mi sono mai piaciute particolarmente. Usavo magari gli orecchini piccolini a stellina, ma per il resto non usavo niente. Non so, da un paio d'anni a questa parte sono impazzita, mi piacciono le stelline. Quindi dipende molto anche dal mio momento, diciamo. Ci sono momenti in cui mi piacciono certe cose, momenti in cui me ne piacciono altre. Ci sono stati dei periodi in cui ho portato molto gli orecchini importanti e quindi non abbinavo nessuna collana, forse qualche braccialettino. Ci sono stati dei periodi in cui non portavo mai i braccialetti perché portavo sempre le collane importanti, gli orecchini molto semplici, momenti in cui abbinavo un po' di tutto, quindi dipende molto anche dal momento della mia vita, ecco. Ma questo è un braccialetto che secondo me è bellissimo, semplice, ma bello perché il colore bianco non è proprio facile da trovare nei braccialetti. Mi è piaciuto moltissimo. Quando ho visto la foto di questo braccialetto sul suo profilo, le ho chiesto di poterlo prendere. È veramente, veramente bellissimo. Anche questo ha l'elastico, quindi è molto comodo, non ha nessun tipo di chiusura né altro. Altra collanina semplice, ma un po' più particolare, è questa qui. Questa qui è una collanina semplice, ma con tutte queste perline, diciamo, palline piccole piccole, su cui si incastra una stellina. Quindi alla fine della collana, proprio qui, avete la stellina che non si muove molto proprio perché è incastrata tra due perline. Quindi non va in giro, se voi la mettete così, la stellina sta ferma. E secondo me è bellissima proprio perché è semplice. Anche qua è un girocollo, non è troppo lunga, non è neanche troppo corta, non è un choker, è proprio un girocollo. È molto comoda da portare durante la giornata, non mi dà mai fastidio. La trama è così sottile, cioè la catenina è così sottile che non si impiglia, non succede niente, è veramente comodissima. L'ho portata tante volte, anche questa è una delle mie collane preferite. Mi piace da abbinare con le cose un po' più importanti, magari gli orecchini più importanti o tanti braccialetti, e poi metto questa per rendere il tutto un po' più fresco, un po' più pulito. Metto questa collanina qua che è molto semplice, molto molto bella anche questa. Poi un braccialetto che lei ha fatto ispirandosi
alla collezione di Tiffany, diciamo, lei ha tutta una sezione sulle stories in evidenza in cui fa vedere le sue creazioni ispirate ai modelli di Tiffany, e questo è uno dei suoi braccialetti modello Tiffany. Questo è molto molto bello, ha il cuoricino come vedete, e poi il modello del braccialetto è simile a quello giallo che vi ho mostrato prima, solo che al posto di avere i nodini ha le perline e alternativamente una perlina e diciamo una perlina più grande e blu. Secondo me è molto bello, un braccialetto tematico tema blu, molto molto bello. Il cuore è vuoto, quindi è molto leggero e fa un leggero scampanellio, quindi va bene se vi piace portare le cose che fanno un po' di rumore. Se vi dà fastidio ovviamente ve lo sconsiglio, ma secondo me è bellissimo, super elegante, molto molto comodo, come tutti i braccialetti con l'elastico è comodissimo. Poi veniamo alle ultime, l'ultima collana, che è questa, è proprio l'ultima che ho acquistato, mi piaceva tantissimo, secondo me è simpaticissima, e sto parlando di nuovo di una collana in stile catenina sottile con le perline, però è dorata, e il ciondolo è questo bellissimo e simpaticissimo fenicottero rosa. Secondo me questa è una collana molto molto simpatica, molto carina, sta benissimo con se avete da abbinarci dei gioielli dorati o d'oro, è molto simpatica. Adesso vi mostro gli ultimi due braccialetti che ho, che sono i più importanti dal punto di vista simbolico. Sono proprio due braccialetti che ho voluto personalizzare a mio modo, scegliendo dei charm da abbinare al modello del braccialetto. Uno è un braccialetto fatto in questo modo, questo qui, è questo braccialetto con le palline, quindi le perline, e questi quattro ciondoli, che adesso spero di farvi vedere, anzi lo indosso così magari lo vedete meglio. Anzi no, forse è meglio non indossarlo, perché adesso in questo momento non riesco a chiuderlo bene. Comunque è un braccialetto con la chiusura così, e quindi è abbastanza comodo, pur essendo un braccialetto appunto con la chiusura a gancetto, che non è proprio tra i più comodi, è abbastanza comodo perché comunque alla fine avete questi tre anellini che vi permettono di agganciarlo un po' più largo o un po' più attaccato, un po' più stretto. I ciondoli sono quattro delle cose che mi rappresentano di più. Partiamo con l'albero della vita, che è questo qui. L'albero della vita è uno dei simboli più belli e positivi, secondo me, che ci siano. Qualcosa che mi fa pensare alla positività della vita, alla forza della vita, che anche nelle difficoltà comunque vi fa, non so, vi fa tenere aggrappati. Secondo me l'albero in generale è uno di quei simboli che fa pensare alla forza della natura, la forza della vita, con le radici che vi tengono ben ancorate al terreno, e non lo so, proprio mi rappresenta tantissimo questo ciondolo, mi piace molto. Poi passiamo alla farfallina. Io ho questa farfallina qui piccolina che un po' mi ricollega alla mia infanzia e comunque al fatto che io ho sempre amato le farfalle. Da quando ero bambina volevo sempre prenderle, ma ovviamente non ci sono mai riuscita, e quando le guardo tuttora mi viene in mente la libertà, ma allo stesso tempo la fragilità della vita in generale. Le farfalle sono animali molto delicati, molto, molto fragili, se volete. Sono animali che vivono poco, perché vivono circa 2 o 3 settimane, poi dipende dalla specie ovviamente, però le più longeve, diciamo, durano un mese, vivono un mese, quindi non è che è proprio una vita lunghissima, eppure sono degli animali che riescono a farsi guardare, che incantano tutti grazie alla loro bellezza, grazie ai loro colori, al loro modo di essere così belle, leggiadre, volano, quindi danno un senso di libertà. Non lo so, sono degli animali a cui sono molto legata in qualche modo, che mi hanno sempre affascinato moltissimo. Poi c'è il rossetto,
Questo è un ciondolo bellissimo, io l'ho voluto mettere perché io ho una grande passione per il make-up, voi lo sapete. Se ci fosse stato il simbolo dell'ombretto, della palette, il charm dell'ombretto l'avrei messo, ma purtroppo non c'era, quindi cioè, non esiste un charm di un ombretto, a meno che, boh, forse esiste anche, ma lei non ce li ha. Quindi questo è proprio il simbolo del mio amore per il make-up. La stellina sinceramente parlando, è lì presente. Adesso, in questo momento, io ho bisogno di un po' di luce, ho bisogno di un po' di sole nella mia vita, ecco, ho bisogno di un po' di luminosità. E le stelline, le stelle in generale, sono quelle cose che di notte brillano di più tra tutto, a parte la luna, se c'è ovviamente, che è quello che illumina. Le stelle sono quello che dà luce nella notte, se magari non c'è la luna, ecco. Non so, in questo momento sono delle cose che mi rispecchiano moltissimo e è uno dei miei braccialetti preferiti in assoluto, tra tutti quelli che ho. Poi finiamo con un braccialetto che io ho visto e me ne sono innamorata, e sto parlando del braccialetto che Simona chiama modello Kidult, perché assomiglia moltissimo ai modelli di Kidult che loro fanno, quelli rigidi. Sono braccialetti fatti in questo modo, sono rigidi. Io ho preso quello con la chiusura a cuore, si apre in questo modo e all'interno ci sono anche qua dei Allora, ciondoli. I charm che ho voluto inserire all'interno sono: il primo è una farfalla, stesso motivo di prima ovviamente, stesso significato, è una farfalla un po' più stilizzata, un po' più semplice, è molto molto carina. Poi c'è il charm Good Vibes Only, che è questo qui, che è un pendaglietto di fatto con scritto Good Vibes Only, che è molto carino secondo me, e diciamo che prevalentemente il significato che io voglio attribuirgli è quello di portare positività. Non dico di essere un portafortuna, però di apportare una serenità interiore, di portarmi fortuna in questo senso, di conferirmi serenità, di scacciare un po' quelle che sono le sofferenze della vita di ognuno, ecco. Poi c'è questo che è particolarissimo secondo me, io quando l'ho visto sono rimasta molto colpita, che sono due piedini, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Diciamo che il significato prevalente di questo ciondolo è quello del cammino, della camminata, del percorso, ecco, il percorrere un percorso della vita. Un percorso fatto di scelte, quindi secondo me questo charm, il significato che io gli attribuisco è quello proprio della fermezza nelle decisioni, di percorrere la propria strada nonostante tutto quello che può succedere, essere convinti delle proprie scelte. E poi c'è la chiave. La chiave è questa qua, è il ciondolo più piccolo. L'ho voluta inserire perché la chiave ha un significato particolare. Le chiavi sono quelle cose che aprono le porte. Diciamo che anche questo mi auguro che mi porti fortuna, nel senso che mi possa aprire le porte per i percorsi che io vorrei intraprendere, che mi possa aprire le porte per alcune opportunità, che mi possa sempre svelare qual è la porta giusta, perché ovviamente le chiavi non aprono le porte sbagliate, le porte per cui non sono fatte. Quindi la chiave, diciamo, in generale mi piacerebbe che fosse un buon augurio, di buon auspicio per riuscire a capire quali sono le scelte più importanti per me, cosa sono le scelte migliori per me. Ecco, questo è tutto. Io vi ho fatto vedere tutti i miei gioielli personalizzati. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete qualche informazione, scrivete nei box dei commenti qualsiasi domanda voi vogliate farmi. Spero di esservi stata in qualche modo di compagnia. E se vi sono piaciute le mie, tra virgolette, mie ovviamente creazioni, nel senso che magari vi sono piaciuti gli abbinamenti, date uno sguardo
alla pagina di Simona a nomis.trendybijou, di cui vi lascio il link nel box informazioni. Ci tengo a dire che questi non sono cose che mi hanno regalato, non sono cose che mi hanno inviato, non è una collaborazione nel modo più assoluto, io ho comprato tutto quanto, quindi questi sono tutti acquisti che io ho fatto personalmente, ho speso i miei soldi, quindi è proprio una cosa personale. Io spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!